Buongiorno a tutti, benvenuti in questa nuova puntata. Oggi ho il piacere di essere con la dottoressa Caterina Viganò dalla Psichiatria 2 del Sacco, ricercatrice UNIMI. Buongiorno, dottoressa. Buongiorno Alberto. Nonostante il venerdì 17 ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta, abbiamo avuto un po' di difficoltà di collegamento, ma erano attese, vero? Tutto Stante le un crash premesse, test, un crash test. di cosa di cui verosimilmente parleremo anche durante la Oggi, nostra discussione, esatto. assolutamente. Dottoressa, che cosa sta succedendo? Che cosa sta succedendo? Allora, quello che sta succedendo lo sappiamo, nel senso che siamo in questa neanche finita fase 1 della pandemia, perché siamo ancora in piena uscita lenta, lenta, lenta. Siamo ancora con gli ospedali sovraccarichi, che ne dicano, siamo ancora con pronto soccorsi che se anche lavorano meno stanno lavorando comunque in modo intenso, sicuramente con meno pressione. E noi psichiatri stiamo predisponendo tutto quello che è la rete di salvataggio per il dopo. Perché noi ci aspettiamo, come dire, il dopo. Allora, ti posso dire che per quello che riguarda gli operatori sanitari, che è un po' la prima necessità, si è attivata da subito. Ogni SST, ogni ospedale ha cercato di dare una risposta ai propri operatori sanitari, con del personale, psicologi, psichiatri che potessero offrire da subito un supporto psicologico per quelle che erano le aree di bisogno. E poi progressivamente ci sono state esperienze online delle società di psicologia, l'ordine degli psicologi, alcune scuole di psicoterapia. Dovrebbe uscire un numero TIM, un numero verde della TIM della Società Italiana di Psichiatria per la popolazione generale. Quindi c'è, come dire, un movimento di risorse a disposizione della popolazione, perché quello che ci aspettiamo dopo la crisi più fisica, insomma, l'urgenza acuta del Covid sarà quello che potremmo chiamare le macerie psicologiche di questa pandemia. Okay? Quindi, se fai vedere, se riusciamo a condividere, prova a condividere lo schermo con quella diapositiva che ti avevo preparato, vedi? Noi siamo ancora nella fase della prima onda, che è quella che mette sotto pressione gli ospedali, ma anche il territorio, perché poi, sai, in Italia ci sono tutta una serie di diversità nella sanità, però insomma, Certo. grossa pressione sugli ospedali. Poi ci saranno altre due onde importanti, sempre da un punto di vista medico, perché tutto l'effetto sulla restrizione, per esempio, dell'accesso agli ospedali per le condizioni non Covid. In Certo. Lombardia sono stati fatti degli hub, però non è che è così automatico, cioè hai bisogno. Sono Dove vai? insufficienti per coprire le reali necessità, cioè si occupano Perché in delle cose non realtà, differibili, ma non di tutte. esatto, tu rispondi alle urgenze e quindi sicuramente dai una risposta importante, però non copri tutto, tutte quelle che sono le patologie croniche, tutta una serie di diagnosi che sono rimaste sospese, di cose non urgentissime, per cui, come dire, non c'è la necessità dell'intervento chirurgico, oncologico, eccetera, però ci sono e quindi queste usciranno dopo. E poi, appunto, c'è l'altra ondata che è meno evidente, che sarà quella dell'effetto dell'interruzione delle cosiddette cure croniche. Anche qua, non gli oncologici, ma pensa per esempio ai pazienti dermatologici che devono fare alcune terapie che sono state Certo. interrotte perché non urgenti, la patologia sotto prosegue. Quindi noi avremo da un punto di vista sanitario queste tre onde nel tempo. Noi psichiatri ci stiamo preparando alla cosiddetta quarta onda che già sta cominciando. È che quella che vedrà l'effetto di questa pandemia come disturbi post-traumatici sulla salute mentale, perché comunque i nostri pazienti sono rimasti chiusi in casa, anche loro. Lombardia, perché noi siamo lombardi, ha salvaguardato tutta l'attività della salute mentale, mentre ha chiuso altri ambulatori, la salute mentale è attiva da sempre. Si è mantenuto in collegamento sia come visite, ovviamente i centri psicosociali, quelli che vengono chiamati centri di salute mentale a livello nazionale, sono aperti con tutto il triage per il Covid, solito discorso, no? Febbre, non febbre, tosse, quello che serve, e vedono le situazioni acute. Tanto quanto fanno tutte le telefonate ai pazienti che devono restare al domicilio e fanno anche delle visite domiciliari.
nel momento in cui c'è bisogno di portare terapie, non pensando ai long acting, comunque alla questa tipologia di pazienti che è di per sé fragile e in questo momento diventa ancora più fragile perché magari isolata. Certo. Noi stessi, per esempio, abbiamo chiuso il centro diurno. Io gestisco una comunità riabilitativa psichiatrica che è piena, nel senso che i pazienti sono rimasti dentro, non c'è fatto di restare e vanno tutti bene in questo momento. Il centro diurno è stato chiuso perché era importante non far andare avanti e indietro le persone, Certo. tranne i due o tre casi più gravi, che comunque vengono anche perché lasciarli a casa sarebbe peggio. E quindi con tutte le Le regole da precauzioni del seguire, caso, ma anche certo. le precauzioni vengono ad ogni alterno, ma insomma c'è un'attenzione a questa parte della popolazione che è molto fragile. E questo è un aspetto, quando parlavamo della quarta onda, come dire, di quello che poi riguarderà noi psichiatri, no? Siamo praticamente in prima linea adesso. Poi c'è tutto il carico di malattia che in qualche modo colpirà la popolazione, perché uscire da questa fase 1 di isolamento fisico proprio, perché a me il termine isolamento sociale non piace, perché siamo tutti connessi, quindi tanto isolati non lo siamo, okay? Tramite internet siamo tutti bene o male connessi, però l'isolamento fisico c'è. Il non poter vedere le persone, non potersi incontrare, noi che siamo tendenzialmente abituati a uno scambio anche, come dire, di vicinanza. E poi ci sarà tutto l'impatto della situazione economica che già si sta manifestando, perché ci sono già persone, artigiani, piuttosto che altre situazioni più fragili da questo punto di vista, che già cominciano a pensare di aver perso il lavoro, di non riuscire a riprendere. Quindi noi poi pagheremo tutta questa crisi economica in termini anche di disturbi e di disagio psicologico, insomma. Oltre poi al discorso degli operatori, di burnout, di carico di lavoro post-traumatico, che comunque colpirà gli operatori sanitari. Questo, qualche caso in cronaca c'è già stato, sono stati più evidenti, però c'è tutta, quindi un sottobosco che noi al momento non cogliamo, ma che uscirà appena finisce la fase più adrenalinica della risposta all'urgenza. Assolutamente. Adesso pensiamo un attimino. Allora, abbiamo parlato di queste quattro fasi e mi sembra tra l'altro che in realtà queste quattro fasi dal grafico sembrano molto separate, per così dire, però c'è grande correlazione e si stanno verificando contemporaneamente, cioè una cosa un po' più Esatto. grafica, più descrittiva che pratica. Esatto. Vorrei parlare un attimino adesso della, diciamo così, salute mentale degli operatori sanitari. Cominciamo a trattare loro, poi magari trattiamo di popolazione Cominciamo a generale. trattare loro, quelli che sono i bisogni. Anche qua ti faccio vedere una flowchart, un grafico che ho appena messo online, il gruppo per la gestione del trauma dell'University College London, il gruppo di Oxford e tutta una serie di altri colleghi, qua si vedono bene, e vanno a evidenziare quelli che sono come rispondere appunto all'esperienza di stress nel personale sanitario. Tranne la prima parte, quella in arancio, che prevede una formazione e che è di base, tutti quanti hanno una formazione alla gestione dello stress, però una formazione a questo evento pandemico, per come si è manifestato. Non, mediamente non ce l'avevano, nel senso che sì, erano pronti gli infettivologi, ma il cardiologo, l'internista, il chirurgo che è stato arruolato per far ruotare un pochettino il personale medico, ma anche gli stessi infermieri abituati a reparti diversi, tutta questa formazione specifica su questo tipo di pandemia non Certo. esisteva, no? Cioè una cosa che era talmente imprevista. È un virus, tra l'altro, non conosciuto, per cui questi aspetti che dicono corretta informazione, sì, stiamo lavorando con qualcosa che si sta studiando in questo momento. Cioè, è impossibile avere una Mentre corretta informazione perché ci manca l'informazione, quindi. perché ci manca l'informazione, pian piano acquisiamo notizie, informazioni, studi. Devo dire che se uno si tiene informato, tutta una serie di notizie e dati ce li ha, però per esempio per i farmaci stiamo sperimentando, per cui è veramente una situazione nuova che trova tutti impreparati e tutti devono utilizzare le proprie competenze per trovare la risposta. Questo è un po' il punto chiaro. Mentre più importante l'aspetto della promozione del benessere
come in questo momento, con una risposta flessibile, con un arruolamento di competenze, dicevo prima le competenze, no? Ma anche di mettere assieme e condividere nella stessa professionalità, parliamo dei medici, infermieri, tutto il personale sanitario che si sta muovendo, anche i fisioterapisti, insomma tutti quelli coinvolti, Certo. condividere le esperienze tra chi ne ha di più e chi ne ha di meno. E devo dire che da questo punto di vista, a livello mondiale, si è attivata una grossa risposta sui vari canali, come se fosse, avesse attivato, come dire, la condivisione, di conoscenze in tempo reale. Per carità, si trova anche tanta Fuffa. fake, tanta Esatto. fuffa, ok? Quindi bisogna selezionare molto bene i canali da seguire. Però ci si sente un po' meno soli, ok? È stato per chi è abituato a, come dire, ai social, vari gruppi su varie piattaforme, Esatto. anche di medici che condividono esperienze, questo ha aiutato perché fa sentire tutti un po' più vicini. Ecco, questa flessibilità, questa capacità di attivare risorse è un fattore che aiuta molto. Come aiuta molto, per esempio, anche la possibilità di far ruotare lo staff, di avere una flessibilità nei turni, cosa che all'inizio di marzo non era assolutamente presente, come non è stata presente in certi centri dove il personale era quello, perché magari si è pure ammalato. Quindi il fatto che sono arrivati i medici dall'estero, no? E cercare di dare una risposta di rotazione a dei gruppi, a degli staff clinici molto ristretti, molto ridotti, e che quindi Certo. sono stati più sovraccaricati dal punto di vista del carico oggettivo di lavoro. Poi c'è tutto il lavoro più psicologico sulla creare la coesione di gruppo, mantenere la coesione di gruppo, perché questa cosa è importante e lo stanno dimostrando i gruppi più solidi. Lavorare bene, avere un gruppo che funziona bene, permette di fronteggiare lo stress molto meglio. Questo è il principio base della resilienza. Se uno va a vedere quali sono i significati di questo termine, da cosa sono derivati, no? La resilienza per gli ingegneri è la capacità di un materiale di resistere Certo. a una pressione improvvisa, un urto improvviso. Per un biologo, per un sistema ecologico, è la possibilità di un organismo di riparare il danno. Ma nella teoria dei sistemi è proprio la capacità di un sistema di reggere a uno stress, a un evento stressante, a un evento traumatico, mantenendo la coesione strutturale. Questo lo possiamo vedere nei sistemi umani, okay? Un gruppo che lavora bene, che ha una buona capacità di condividere esperienze, di condividere anche non solo la professionalità, ma le esperienze emotive, di discuterne, è un gruppo che si sostiene e si espone meno allo stress. E poi l'ultima parte, secondo questo gruppo di lavoro per la gestione del trauma, è quella di interventi psicologici e servizi psicologici di supporto e di trattamento del trauma ben formati, qualificati, e con interventi evidence-based, cioè che siano efficaci, non ci si inventa a gestire il trauma. E quindi Certo. l'importanza di aver costruito e di dar risposta con degli operatori che siano formati. Prima, ci sono tante esperienze online, uno se va da un colone degli psicologi, io meglio ho visto anche tante buonissime esperienze pubblicate. Però poi anche noi abbiamo cercato persone formate Certo. per dare questa risposta, che non deve essere, ti fermo, immediata, perché bisogna lasciare il tempo anche alle persone di avere le proprie capacità di risposta, no? Quindi non vai lì appena, nell'immediato i bisogni sono bisogni oggettivi, riposo, sicurezza, flessibilità, ritmo del sonno, no? Proprio Certo. bisogni primari. Poi si può arrivare con il supporto psicologico dove serve. Come un vecchio adagio era, non bisogna fare, in psichiatria non c'è la psichiatria d'urgenza, ci sono le urgenze in psichiatria, giusto? Io ho Bravo, questa bravo, memoria esatto. Beh, insomma, dell'esame. chi è esperto di traumi, ricordando per esempio il terremoto dell'Aquila, appena successo, quello che mi va a dire come si sente, come sta. Quando io ho bisogno di un tetto sulla testa, o da Certo. mangiare o da vestirmi, insomma, tanto per fare una metafora e citando un evento che è successo anche in aprile qualche anno fa, no? Cioè, prima rispondi ai bisogni primari, prima tu l'operatore sanitario, dai la sicurezza, dai tutte le precauzioni, lo fai sentire sicuro e lo fai sentire protetto.
Poi se sviluppa altro, gli dai anche una risposta al bisogno psicologico per ridurre il rischio che poi vada in burnout oppure sviluppi un post-traumatico, ok? Se Ok, lo quindi. sostieni, vai a identificare le persone fragili, le situazioni più deboli nell'equipe. Mica tutti rispondono allo stesso modo allo stress. Certo. Quindi da un punto di vista pratico possiamo dire, innanzitutto, cercare di garantire all'interno del gruppo la flessibilità, il necessario riposo, eccetera. E poi eventualmente pensare, ricordiamoci sempre al concetto di prima della quarta onda, quindi una cosa che comunque, tra virgolette, arriva dopo, cioè è in seconda Arriva dopo. battuta. Entra tutta la parte, la gestione della parte psicologica, che è altrettanto fondamentale, ma ha un timing ben specifico. Vorrei ritornare un attimino Certo. sui punti che ha citato. Innanzitutto, sulla parte della condivisione, lei ha citato i gruppi di Facebook, ai quali devo dire io sono iscritto a molti di questi, ed era una mia curiosità, nel senso che spesso vedo post, comunque persone che si condividono la loro esperienza, ma necessariamente, come dice la parola stessa, l'esperienza è personale, quindi è molto puntiforme. Perciò io mi chiedo come fare a bilanciare il fatto di portare un'esperienza puntiforme, magari di, vedo spesso raccontare di singoli casi, spesso di casi personali, magari da specialisti, altri, non so, ad esempio l'oculista che racconta del papà che ha avuto la febbricola, non sa come gestirla, eccetera, eccetera. Ecco, bilanciare questa, diciamo, informazione puntiforme, che è un po' uno scarico, cioè uno sfogo, utilizzare questo gruppo per raccontare un proprio bisogno e quello che secondo me è condividere, cioè prendere insieme una certa cosa e discuterne. Cioè mi sembra comunque sempre una comunicazione monodirezionale. Sì, sicuramente. Allora, questi gruppi fanno sentire un po' meno soli in un momento in cui quel famoso distanziamento sociale che dicevo fisico fa sentire soli. Questa è una cosa che può essere percepita da molti colleghi sul territorio, ma anche in ospedale. Non è che perché quando tutto un gruppo si indirizza a rispondere a un'urgenza, un'emergenza, c'è sempre qualcuno che si sente un po' latere. Però la condivisione, la discussione è un'altra cosa, cioè quando io devo intervenire per migliorare il benessere dell'equipe. Devo far emergere dei vissuti, devo far lavorare sull'elaborazione di questi vissuti, devo creare dei setting diversi, non sono quelli dei Certo, social, ok? Sono gruppi che lavorano su tematiche particolari, magari identificando quelle che sono le tematiche principali, ma questo funzionerà anche sulla popolazione generale, eh? Poi li vediamo questi aspetti. un altro aspetto importante del gruppo, secondo me. C'è questo, diciamo, questa situazione ha portato a una disgregazione molto forte dei gruppi che prima erano già formati. Ed è una cosa che, almeno da quello che vedo io nell'esperienza diretta, c'erano i gruppi, non so, c'era la chirurgia, la cardiologia, la reumatologia, questi gruppi molto spesso molto chiusi, cioè proprio isole a parte, si sono trovati a essere disgregati e i singoli elementi hanno dovuto imparare anche a convivere, tra virgolette, e collaborare con altri elementi. Quindi la mia domanda a questo punto è come fare diciamo, a superare questo trauma, che questo è un trauma acuto, nel senso ho il mio gruppo, sono abituato Certo. ad andare a pranzo con le solite 7 persone, a lavorare con le solite 10 persone, con le quali passo 18 ore al giorno, bene, adesso devo lavorare su una patologia che non è strettamente di mia competenza e con altri specialisti con i quali magari o non mi trovo, comunque mi rendo conto che io, che ero abituato a essere il più, diciamo così, il più figo di tutti, il più bravo, il più, mi trovo a gestire un malato di cui non so sostanzialmente niente, e c'è l'ultimo degli specializzandi che ne sa più di me. Quindi, come fare a gestire questi aspetti? Questo è un aspetto importante che si sta verificando, non in tutti, ti dicevo prima, perché può sviluppare dei profondi sentimenti di inadeguatezza professionale, no? Certo. Cioè, io ti parlo per esempio di una cosa molto vicina, una collega psichiatra che sta lavorando in un SPDC, cioè un reparto psichiatrico Covid, e si è dovuta riciclare, tra virgolette, imparare non solo la gestione dei nostri farmaci, dei nostri pazienti, ma anche di tutte le terapie che servono in questo momento, quindi gli antivirali, l'idrossiclorochina, insomma, tutte queste cose qua, l'interazione e tutto il resto. Quindi questo rimettere in pista le competenze sapendo che
noi non abbiamo le stesse competenze del rianimatore, dello pneumologo e dell'infettivologo, insomma. Okay? Quindi questo aspetto di inadeguatezza è uno stress, quindi è uno dei famosi crash test sulla personalità e sulle aree di resilienza individuali. Noi tutti abbiamo dei diversi livelli di resilienza, che è quella dimensione molto particolare ed è una dimensione multidimensionale della nostra capacità di far fronte allo stress. Dipende da un io molto strutturato, da esperienze anche di vita che ci hanno sottoposto a sviluppare risposte adeguate allo stress e questo far fronte agli stress senza farsi affondare, per cui lo stress, l'emergenza, il dover imparare altro, il doversi confrontare, cambiare la zona di comfort, come dire, uscire dalla propria zona di comfort diventa una sfida e non diventa qualcosa che ci annulla completamente. E chi ce la fa di più è la persona che riesce a avere dei fattori protettivi per lo stress che in quest'altra diapositiva ho condensato molto bene, che sono i fattori protettivi per la resilienza, quindi una buona autostima, che però non è l'onnipotenza, il narcisismo, so fare tutto io, dopodiché se mi trovo a fare qualcosa d'altro, sono fuori dalla mia area, dalla mia Crollo. zona comfort e crollo perché narcisisticamente non mi metto in discussione. Ma quindi avere una buona capacità di sentirsi con controllo su se stessi e su quello che si fa, quindi una self-efficacy, una buona capacità e una buona autostima adeguata. Avere sempre la capacità di pensare su un progetto, quindi anche adesso noi possiamo pensare su un progetto, sapersi organizzare, quindi una buona capacità di problem solving e di pianificazione, e ad avere una discreta flessibilità, no? Cioè se io mi trovo in un gruppo diverso e sono rigido, ma faccio fatica. Faccio proprio fatica perché devo cambiare tutte le mie abitudini. Se c'è una struttura magari un po' ossessiva o più rigida, il mio carico emotivo sarà molto più alto. Sapersi connettere, stare in gruppo, si diceva prima, no? Se io cambio gruppo e magari devo lavorare con persone che non ho mai conosciuto, devo anche avere una disposizione a potermi sentire appartenente a quel gruppo. E lì però serve anche, mi viene da dire la leadership, no? Queste nuove equipe che si vengono a creare devono essere guidate molto bene, perché il gruppo lo puoi ricreare. I gruppi hanno delle dinamiche loro che i terapeuti di gruppo conoscono molto bene, e se c'è un nemico esterno, il gruppo si, in questo caso può essere il coronavirus, no? Sì. Certo. Il gruppo diventa coeso contro il nemico esterno, non ci deve essere un nemico interno. Quindi la cosa che io invece ho visto in queste situazioni sono venir meno delle dinamiche conflittuali interne perché si fa fronte comune alla necessità. Quindi insomma le cose si bilanciano un pochino. Certo. Posto che E ci sia una poi leadership forte, comunque nel gruppo ci sia una leadership, ci deve qualcuno che essere una dia una leadership visione. chiara che tiene assieme, che dà una visione, che è presente, che c'è e che fa stare assieme il gruppo. Questo è fondamentale. Gruppi, allora si riesce a fare fronte comune, no? Ti posso fare una battuta perché l'altra sera ho visto un film che mi piace sempre tantissimo, che è Il Gladiatore. Se tu non hai Massimo Decimo che ti guida la truppa e ti tiene assieme anche i gladiatori, non combatti nessuna battaglia e non la vinci, Certo. no? Poi ognuno ha i suoi obiettivi, c'ha la sua visione e non commento quella di Massimo Decimo Meridio, però insomma noi dobbiamo far fronte comune per applicare tutte le competenze per rispondere a un bisogno di salute, no? Sconfitta Però questa cosa qua. torna molto bene la metafora, cioè anche nella scena in cui loro sono nell'arena la prima volta e devono affrontare, cioè loro erano carne da macello perché rappresentavano i barbari che dovevano essere Essere sconfitti. trucidati e lui li ha messi assieme, cioè Esatto. lui li ha guidati, loro si sono fidati perché ti devi fidare, devi riconoscere la professionalità e ti devi fidare. Certo. E poi ti fai guidare, ovviamente, ognuno con le sue competenze, perché poi in quella scena ognuno ha messo in atto le proprie competenze, no? Persone addestrate per fare la guerra. Adesso con questo coronavirus tutti parlano di guerra. Magari a me non è che piace tantissimo come termine, però sicuramente abbiamo un nemico che non vediamo, che non sappiamo dov'è e quindi ci angoscia ancora di più e che dobbiamo affrontare utilizzando al meglio, quindi essendo proattivi, le proprie competenze, le proprie risorse. E poi una cosa che aiuta molto per essere resilienti, quindi per far fronte a uno stress così pesante, a questo crash test pesantissimo, è avere delle
delle buone competenze sociali, quindi riuscire a stare connessi, come dire, con l'aspetto sociale del mio rinnovo, ma anche avere dei supporti. E questo è, i supporti sociali sono un fattore protettivo, quindi le situazioni più fragili sono quelle senza supporto sociale, quindi sono da soli, eccetera. Per ognuno di, questo punto, di questi punti, riesce a darci magari una piccola hint, un piccolo, cioè come fare a, nel senso, essere proattivi, come possiamo noi essere proattivi, sapersi connettere? L'essere proattivi, guarda, aspetta che vediamo se qua. È questa, anche questa immagine che è circolata tanto sui social, l'ho presa Sì. apposta perché è girata tanto e quindi secondo me è conosciuta. Essere proattivi vuol dire avere la capacità nella situazione attuale di non farsi schiacciare, ma di pensare non positivo, perché il pensare positivo ce la faremo dopo. Come dire, il momentino di sollievo iniziale non serve O a niente. l'andrà Pensare tutto bene, che a me propositivo. irrita in maniera viscerale, Cosa devo vuol dire. dire che andrà tutto bene, che siamo chiusi in casa, che cioè, insomma, riflettiamoci. Anche perché c'è a chi non sta andando tutto bene, quindi secondo me mi metto nei panni delle famiglie che hanno avuto dei lutti o che stanno vivendo situazioni difficili, l'andrà tutto bene a me, cioè farebbe crollare tutto, nel senso, se andrà tutto bene, ma come? Ma a me non è andato tutto bene, a me non sta andando Certo. tutto bene. È stata quella cosa iniziale per tenere un po' assieme, per dare un po' di infusione di speranza che nei gruppi serve, che però poi va ricalibrata, no? Perché sennò diventa un'illusione che a poco serve. Certo. Invece di dire siamo propositivi, oggi cosa facciamo? Per domani cosa facciamo? Pianificare. Questo è essere proattivi. Io con quello che ho, cosa faccio per uscire da questa situazione? E quindi riuscire a progettare, trovare il modo perché una persona, e qui poi, come dire, qui sono gli psicologi, c'è tutto il supporto per chi avrà bisogno di identificare le risorse che ognuno ha dentro di sé e come metterle, di farle diventare operative, no? Per Certo. esempio, questo te lo posso dire perché è una delle prime cose che vengono fatte dal nostro ambulatorio SOS Stress Covid qua in ospedale. Per chi si rivolge a questo ambulatorio, è cercare di ovviamente ascoltare la sofferenza, ma anche cercare per ogni persona di identificare le risorse che ha, perché magari in quel momento non le vede. E su quelle costruire, proprio fare la parte principale del problem solving è l'analisi del problema, anche identificando le risorse, non solo la problematica. Se io vedo solo quello che non ho, come in questo momento spesso succede, non vado da nessuna parte, devo anche vedere quello che ho e bilanciarlo. Cioè, l'altro comportamento a rischio, prima si parlava di possibili reazioni degli operatori sanitari, uno è che io mi sento talmente inadeguato che mi paralizzo, oppure sento questa sfida troppo eccessiva per le mie competenze e mi paralizzo, no? Quindi non riesco a bilanciare tra sfide e competenze. Ma l'altra cosa è negare il problema. Un'altra difesa che capita, è una difesa psicologica che tutti quanti possiamo mettere in atto di fronte a uno stress eccessivo, è negarlo, non esiste. E allora se io lo nego, mi espongo, perché negando il problema nego tutto quello che devo mettere in atto per proteggermi. Quindi ci sono anche colleghi che ho visto che minimizzano, sottovalutano e sono poi possono adottare dei comportamenti di rischio. Anche lì, se c'è un buon gruppo, queste cose vengono contenute, però magari uno va fuori, lo vedi di più nella popolazione, no? Quelli che vanno in Certo. giro e fanno. La risposta onnipotente è un'altra reazione. Cioè, io faccio Risolvo finta tutto io. che. Esatto, ma non ascolto gli altri. E dato che nessuno in questo momento ha la verità assoluta in mano, forse invece la discussione, la condivisione di scienziati, piuttosto che è sempre importante anche poi nella modalità di comunicare queste cose. E poi, vabbè, l'altra possibilità, dicevo già, c'è la paralisi del panico, no? Perché l'angoscia che ti paralizza, l'anestesia emotiva, si diventa dei perfetti tecnici. L'empatia sparisce perché tu ti devi difendere dal dolore. I sanitari si troveranno, si
si stanno già provando molti casi ad avere un cosiddetto trauma vicario, cioè Un sono trauma, chiedo scusa loro via la che voce. il trauma la traumatizzazione vicaria, cioè io Ok. sono portatore di un evento stressante e lo vivo in prima persona anche se per esempio non è di un mio familiare, cioè le persone in isolamento, in terapia intensiva, prima di essere intubate, che hanno depositato in qualche modo testimonianze, come fossero dei testamenti affettivi in mano a medici, salutami la famiglia, no? Cioè, nel momento in cui sanno che vengono intubate e non sanno se si risvegliano, e alcuni non si sono più risvegliati, capisci che chi raccoglie questo dolore ne viene traumatizzato in modo indiretto. Non è il Certo. familiare, ma è al posto del familiare. Questo si chiama trauma vicario, cioè venire travolti da un trauma emotivo, anche se non è di un tuo familiare, ma sei lì in mezzo. Certo. Tu devi parlare con i familiari, devi raccogliere tutta l'altra parte, quindi anche questo è qualcosa, è un loop indiretto, qualcosa che graverà molto sugli operatori sanitari più direttamente coinvolti. Poi ci sono anche le situazioni che vanno bene, ma insomma, ti trovi quotidianamente a far fronte alla necessità, all'urgenza. Adesso i ritmi sono un po' calati, ma veramente chi lavorava nei reparti Covid, soprattutto quelli più intensivi, i quadri clinici cambiavano alla velocità della Sì, luce sì, sì. e dovevano rispondere immediatamente. Non tutti hanno la preparazione per rispondere immediatamente, se la sono creata sul campo. Certo. E anche rispondere al dolore e alla morte, insomma. Tra l'altro, tutte queste cose di cui abbiamo parlato, cioè, è vero che magari l'immagine della guerra è sbagliata, però nell'immediato, abbiamo parlato prima di cinematografia, diciamo, è l'immagine che vediamo più spesso, cioè... Parto dall'ultima immagine, è la classica immagine del compagno, del soldato che ti muore, ti affida la lettera e dice portala alla mia famiglia, per esempio. E tutta quella parte che abbiamo discusso prima dell'onnipotenza, eccetera, eccetera, è di solito nei film classici di guerra, è rappresentata dal generale che manda i soldati all'assalto senza minimamente tenere conto delle forze avversarie. Quindi secondo me stiamo anche vivendo tanto nel mondo reale situazioni che abbiamo visto solo immaginate, solo al di fuori di noi e paradossalmente ce le stiamo interiorizzando ancora di più perché ci sembrano cose già vissute. Già vissuti, sì, in parte sì. Io non sono d'accordissimo sul discorso della guerra, sai perché? O meglio, non tanto questa, ma una medicina di guerra sì, perché dobbiamo fare con quello che abbiamo. Certo. E quindi dobbiamo essere creativi, non stupidi, non paralizzati, non inefficienti, non incompetenti, ma a volte fare con quello che c'è. Questo richiede la medicina di guerra, no? Di essere, riuscire a Certo. gestire. E l'altra cosa che adesso si sente un po' meno, ma nelle prime settimane era un po' più presente, è a un certo punto tu ti muovi con le risorse che hai. Questo ha sottoposto i sanitari, e parlo sia di medici che di infermieri, a un altro livello di stress, che è quello da volte di dover fare scelte in urgenza contro la propria etica. Certo. Trovarsi a decidere. O a far scelte, come dire, imposte dal momento che uno in tempi più tranquilli non Non sarebbe, l'avrebbe mai fatto, certo. non avrebbe mai fatto. Sì. E questo è un altro carico da 90, su certe persone, sempre qua, magari quelle più rigide, quelle con un'etica un po' più rigida, ecco, meno flessibile, che si adatta meno. Come possiamo fare a convivere, a superare questo e elaborarle? E prima di tutto uno deve riconoscerle. Cioè il pezzo in più che bisognerà, su cui bisognerà lavorare è mettere nelle condizioni le persone, quindi offrire un setting e mettere le persone nelle condizioni di riconoscere di avere un bisogno, no? Perché mica tutti lo riconoscono. L'altra cosa, che secondo me noi vedremo, perché in parte si sta vedendo adesso, che ci stupisce un pochino, cioè rispetto a aver attivato ormai da un mese e mezzo un ambulatorio per la risposta, per sostenere lo stress, le domande non sono così tante. Esiste uno stigma. Cioè,
Certo, verissimo. avere un supporto psicologico è ancora aggravato da uno stigma sociale. L'avere l'ansia, fa fatica a dormire, non riuscire a dormire tutto sommato dopo le lavamelle, no? Ma avere dei vissuti depressivi, sentirsi di non farcela, dover chiedere aiuto, molto spesso viene visto come un segno di debolezza. Certo. I medici fanno fatica a chiedere aiuto, no? Più o meno se la risolvono. E quindi il primo passaggio è avere un buon dialogo interno e riuscire a riconoscere quando si ha bisogno di aiuto e chiederlo. Questo è il primo passaggio. Come fare? Si può fare formazione, quando si potrà fare? Si possono creare delle iniziative che in qualche modo, come dire, permettono di lavorare sul benessere, che quindi non sono viste immediatamente come tu c'hai un disagio, ti curo il disagio, ma ti do una risposta sul benessere. L'esperienza di Niguarda di questa settimana, settimana scorsa, che hanno attivato questi gruppi di ipoterapia per gli operatori sanitari, non Sì, so se ho letto. nel centro di Sì, Capua, dietro al reparto, dove. dietro il padiglione dove sono io. Esatto, Okay, esatto. Io giusto. conosco una terapista che lavora in questo centro perché si è laureata con me. Ecco, è stata offerta questa possibilità di lavorare con l'ipoterapia perché è una tecnica che promuove il benessere. La usi anche per la disabilità e tutta una serie di cose, però la puoi utilizzare con l'operatore sanitario per promuovere il benessere. Questa potrebbe essere una strada, no? Cioè cercare pian piano di far lavorare offrire agli operatori sanitari delle occasioni di rilavorare sul proprio benessere, da quello dell'abitudine di vita a tecniche che possono essere cosiddette healing, varie, in letteratura ce ne sono varie, e che devono anche un po' intercettare le attitudini degli operatori sanitari, no? Se a me piace stare nel verde, a me fa bene fare. Che devo dire, l'ototerapia o le passeggiate nel verde quando potete farle, la musicoterapia, che ci sono delle Certo. tecniche che hanno delle evidenze e che non sono proprio il dirti guarda che sei malato, ecco. Che secondo me un pochettino attiva gli anticorpi, tanto per usare un'altra terminologia che in questo momento va di moda, no? Corpi psichici che risultano, che fanno resistenza. Certo. E tornando alla propositività, questa diapositiva, pur nella sua semplicità, ti dà proprio nella zona di crescita quelli che sono i fattori della resilienza. No, mi metto in modo propositivo per reagire a questa situazione. Sì, poi tra l'altro penso anche a proposito di questa diapositiva e di quanto ci siamo detti prima, che lo stigma, che è assolutamente è un dato di fatto, cioè noi possiamo negarlo, possiamo dire no, io sono di mente aperta, eccetera, eccetera, ma se qualcuno ti dice o condivide il fatto di avere un problema, comunque lo guardiamo sempre come una debolezza o aiuto, adesso chissà che cosa mi chiede. Il problema è che spesso le persone cercano, magari riconoscono di avere un problema, e poi vanno in internet e trovano 200 volte questa diapositiva e cercano da sole di così, trovare risposte creative o si attaccano al guru di turno, perché io non so, questa immagine tra Instagram, Facebook, l'hanno Esatto, vista il mondo, cosa 400 posta? volte, cioè, però commentata da gente che, cioè, voglio dire, non ha ne nessunissimo, nessun titolo per commentarla. Ecco, quindi. Devo dire che l'altra cosa grossa che mi è sembrato di notare in questa emergenza, io all'inizio dicevo questa situazione sta portando, cioè sta evidenziando il meglio e il peggio delle persone. Più passa il tempo, più mi sembra che invece evidenzi il peggio. Non so se è una cosa mia di negatività crescente o cioè persone che cercano di sfruttare appunto queste immagini per acquisire una popolarità, acquisire un credito, persone che cercano di gestire situazioni, l'onnipotenza di qui sopra, di cui non avrebbero, non hanno le capacità, magari ne hanno i titoli, cioè sono in posizioni apicali di decisione, ma quindi dovrebbero, quando prima parlavamo di leadership, ecco, quello che ho notato io purtroppo è che spesso posizioni apicali sono state sfruttate in maniera acritica, cioè hanno detto va bene, questa decisione la devo prendere io perché io sono qua,
ma magari le persone più idonee per prendere quella decisione non erano quelle nei posti di comando, ecco. Quindi io vedo da parte degli operatori sanitari tanto stress, cioè tanta tensione legata a questo, cioè quelli che ci comandano, mettete in maniera molto brutale, hanno fatto degli errori, cioè alcuni di quelli che ci comandano hanno fatto degli errori e quindi metto in discussione tutte le scelte e quindi non seguo il gruppo e quindi sono da solo. Questo è un ragionamento che vedo. Questo è un rischio grosso perché adesso che ci stiamo un po' riprendendo, no? Cioè all'inizio si era tutti sul Dalis, si aveva proprio la bisogno di identificare, tra virgolette, chi ti dava le indicazioni. Adesso che, tra virgolette, secondo me, mediamente sta un po' calando questa paura, riemerge la società con tutte le sue spinte classiche, che sono molto spesso appunto di opposizione, di conflittualità, e sta emergendo la rabbia. L'altro sentimento che ci si deve aspettare e che sta arrivando è quello della rabbia, ma è un sentimento ancora una volta scatenato dall'impotenza davanti a questo virus. Allora, la seconda tappa, prima siamo tutti contro, prima siamo tutti solidali ce la faremo, no? Siamo tutti di belli compatti, ce la faremo, i flash mob, tutte queste robe qua. E poi adesso trasformiamo l'impotenza, dobbiamo trovare il capro espiatorio. E quindi dobbiamo identificare delle situazioni da attaccare. Allora, gli errori ci sono stati, ma continuo a dire, se io combatto un nemico sconosciuto, è normale che faccio errori. Certo. Non difendo nessuno, non mi schiero per No. difendere nessuno, dico solo in modo molto neutro che di fronte a un nemico sconosciuto o poco conosciuto, si possono fare errori. Poi si poteva essere informati meglio dai cinesi, si può sentire Trump. Sì, col senno di poi sembravi tutti, però. Okay? Quindi la cosa da fare in questo momento è cercare di non cominciare a spaccare il gruppo. Perché è una reazione normale, l'impotenza o fa diventare paralizzati, quindi non si muove più nessuno, o comincia a muovere l'aggressività. Noi siamo nella fase dell'aggressività. Poi ci aspetteremo anche la fase dei risarcimenti, delle denunce. Siamo in quella fase lì che era assolutamente attesa. Certo. Superata lo spavento, io comincio a vedere, ho bisogno del capro espiatorio. Non me la posso prendere col coronavirus, non riesco neanche a vederlo. Come faccio a dire che è colpa tutta sua? Non devo dare la colpa agli uomini. Ed è qualcosa che può far male, perché distoglie l'attenzione. Siamo ancora in una fase in cui bisogna essere propositivi per uscire da questa situazione. E cominciare a litigare adesso, come dire, è il modo migliore perché il nemico ci attacchi. Certo. Ripassiamoci un po' dell'arte della guerra Sun Tzu. per esatto, per riuscire a pensare bene come dobbiamo muoverci. Purtroppo lo vediamo. Gli errori ci sono, a volte le persone competenti sono ascoltate come sono ascoltate, avremo le prime donne che prendono il sopravvento, ma questo però fa parte della società. Voglio dire, già Freud li aveva definiti bene le dinamiche sociali di fronte ai conflitti, quindi non ci aspettiamo questa cosa qua. E anche Dobbiamo non questo. farci distrarre troppo, secondo me. Ah, ok, anticipato la domanda. Cioè, le stavo chiedendo quando sentiamo magari del risentimento verso. Cioè, noi siamo parte di un gruppo, penso sempre al gruppo ospedale, cioè io faccio parte di un gruppo, ho risentimento verso, non so, no, non faccio nomi perché sennò si incappa, cioè nel senso, nomi per dire, ce l'ho col direttore generale perché non ha fatto in Ah, modo che certo, non l'ospedale ha sia fornito di trovato. mascherine. Esatto. Esatto, Che cosa possiamo esatto, fare noi però praticamente cioè, esatto. Allora, prendiamo coscienza, io sono arrabbiato con X per questo motivo, quindi che prendo faccio? coscienza che degli errori ci possono essere stati, mi concedo 5 minuti al giorno di mugugno e poi vado avanti. Mi sembra un pochettino la reazione psicologica di quando si passa dalla idealizzazione onnipotente dei genitori, da piccoli, i genitori fanno tutto, risolvono tutto e ci tolgono ogni male, no? Bacino che guarisce tutto, a poi a un certo punto che ti accorgi durante l'adolescenza che questi genitori in realtà, insomma, così tanto non ti proteggono, così tanto non ti piacciono, e quindi c'è tutta la fase di rabbia contro i genitori, che ti serve per crescere, ok? Poi quando diventi maturo cominci a dire, ma forse, superato l'idealizzazione della mamma con la M maiuscolo, ma diventa
la signora Maria, no? Oppure la Elsa che ti dice è la tua mamma, quindi la mamma in carne e ossa, che è una persona in carne e ossa con tutti i suoi limiti, la vedi con un occhio diverso. Quindi noi abbiamo dovuto investire realmente contro le figure apicali perché dovevano proteggerci. Cioè adesso siamo nella fase un pochettino insomma, sbagliano anche loro, le cavolate le hanno fatte con loro e quindi ci arrabbiamo. Non dobbiamo perdere la traiettoria perché comunque siamo persone, almeno noi siamo adulti, dobbiamo dire va bene, ok, mi lamento, ma adesso cosa facciamo? Spacco tutto adesso? Forse non è il momento. No? Perché in questo momento bisogna stare molto, secondo me c'è ancora da restare coesi. Certo, abbiamo bisogno di direttive chiare, però abbiamo anche visto, se la metti in modo più sociologico, chi aiuta, chi non aiuta, e a volte non aiuto perché non c'è, cioè io mi posso arrabbiare perché non ho le mascherine, ma chi era pronto a produrre tutte queste mascherine? Certo. La rabbia l'ho provata anch'io quando a un certo punto ho fatto una guardia e non avevo un FP2 e gli ho detto, signori miei, o mi date un FP2 o io non lo visito il paziente, banalmente perché ho io il raffreddore e magari ce lo stecco io il paziente, ma insomma, mettiamo un pochettino, teniamo la rotta su quello che è l'obiettivo. Poi i 5 minuti al giorno di mugugno è un diritto dell'uomo, mi viene da dire, no? Sono concessi, però che Sono siano 5 concessi, minuti, cioè ok. però li limitiamo perché sennò ci facciamo devastare da quest'onda di rancore, di rabbia che non è produttiva, la rabbia contiene un'energia che deve essere propositiva, quindi è energia che si muove, va mossa bene. Certo. In questo senso. Quindi riconosciamo, ci concediamo anche questi 5 minuti di però se E poi però riconosciamo anche che quello è necessario, limitato, è andata così, quindi Andiamo dobbiamo avanti. andare. Poi ci sono casi eclatanti su cui non parlo perché non mi esprimo, gli esami sono Certo, però. stati fatti. E lì, vabbè, poi verranno valutati, ma c'è anche tutto un mood che gira che è più caricato che reale, che si dimentica del dato di realtà. Noi abbiamo avuto, siamo stati invasi da qualcosa di nuovo che era in circolazione da qualche mese, non da qualche anno. Poi possiamo anche dire, ma sì, hanno studiato la SARS, la MERS, non hanno dato i fondi. Possiamo aprire territori di discussione che in questo momento non servono perché abbiamo ancora la gente che sta male. Può essere una soluzione, chiedo, ma diciamo dire va bene, noi adesso appunto riconosciamo la rabbia, la compattiamo, andiamo avanti, eccetera, eccetera, ma pensare a dire aspettiamo di uscire da questo momento per poi, diciamo, non so come dirla. Chi ha fatto, se qualcuno ha fatto errori, non è il momento questo di riconoscerlo, ci sarà il momento a bocce ferme e poi lì c'è la resa dei conti, non so come dire. No, sicuramente poi le cose vanno valutate a freddo, assolutamente. Non è che poi Tutto bene, siamo tutti amici, va tutto cioè. bene, poi gli errori si valutano, ma si è più calmi e più tranquilli anche nel Certo. valutarli. Semplicemente non è questo il momento per quel punto, adesso è il momento di cercare di uscire e di risolvere la situazione. Cioè, io se vedo, allora, va tutto un po' calibrato, però se io vedo che c'è una persona inetta che sta lavorando Certo. con me e fa danni, magari la fermo prima, ok? Ok. Assolutamente. Un dato oggettivo, ecco, devo dire, fermati Cioè, prima di finire del burrone schiacciagli tu il freno, se non lo schiaccia lui, o lei. Ok. che. Ecco, sì, questo sì, questo può farlo dal piccolo al grande, però insomma deve Però non mi hanno sta registrato bene la frizione della macchina gatta, andare a prendere, tornare indietro e prendersela con il meccanico, no? Cioè arriviamo a destinazione, torniamo indietro, poi gli diciamo, guarda che però tu sì. mi hai fatto pagare la frizione. Esatto, soprattutto se io, come dire, devo scappare con quella macchina perché dietro ho un'orda barbarica, forse tornare a discutere col meccanico in quel momento non è neanche tanto adatto, come dire, no? Certo. Non so, poi le situazioni vanno viste una per una, non si Sì, può generalizzare, non assolutamente. puoi farlo, però caricare sul rancore, questo è un momento di rabbia che si può leggere come profonda dolore e impotenza di fronte a quello che sta succedendo, che ancora non riusciamo bene a capire. Quindi devi trovare il colpevole da qualche parte Certo. per scaricare questa rabbia, perché è una rabbia veramente senza
senza un costrutto. soggetto, senza un costrutto, che si muove dentro e sta muovendo tanto. D'altra parte, la rabbia viene dal dolore. Certo. Quindi... La paura conduce all'ira, l'ira all'odio, l'odio conduce alla sofferenza. Questo è Iodia, guerre stellari, ecco, diciamo, non sono citazioni elevatissime, però manteniamo sempre il mood adesso cinematografico per... Esatto, siamo nella metafora cinematografica. Un punto importante che abbiamo toccato è la paura di essere noi ad essere gli untori, soprattutto penso a coloro che vivono in nuclei familiari con persone fragili o anche semplicemente con qualcun altro, cioè un'altra paura molto grossa, un'altra fonte di stress enorme è essere, sì, io adesso lavoro anche in un reparto non Covid, ma comunque io sono in un ospedale dove abbiamo capito che è il punto nevralgico. Torno a casa dai miei cari e come faccio a Sì. gestire il fatto di la paura, il terrore di contagiar loro e magari causarne, insomma, causare grossi problemi, ecco. È qualcosa con cui si fanno i conti. Allora, le persone hanno affrontato questa cosa anche qua, da chi si è aspettato sempre soltanto una soluzione esterna, a chi ha cominciato a essere più proattivo, no? Cioè io mi muovo in modo cautelativo indipendentemente dal fatto che, per esempio, l'ospedale mi dia le divise. Ti faccio un po' l'esempio di noi psichiatri. Noi, la nostra divisa è sì e no il camice. Quindi l'ospedale non è che ti dà per forza tutta la divisa da cambiarti. Non Nel so neanche se momento in cui... avete lo spogliatoio dove cambiarvi, Non cioè. ce l'abbiamo neanche, esatto. Quindi... E nel momento in cui quelle che c'erano andavano destinate ai reparti dove ce n'era bisogno, uno può mettersi a dire io non faccio, non disco, non brivo, oppure può dire sai che c'è, io mi porto una tuta da casa che resta in ospedale e mi cambio io. Ok? Cioè l'essere proattivi vuol dire anche trovare delle piccole soluzioni interne. Adesso arriveranno anche per noi perché tutto il sistema pian piano sta Si è messo in ingranando. moto, sì, certo. E quindi è questa la proattività per difendersi. L'ospedale ha messo a disposizione, come tanti altri ospedali, delle possibilità per chi non vuole andare a casa perché magari c'ha l'anziano a casa, perché magari rischia veramente di trasferire, pur con tutte le norme igieniche, di portare a casa qualcosa, la possibilità di stare in un albergo. Certo, l'ha fatto solo per chi lavora in reparti Covid, ovviamente, non puoi farlo per tutto, no? Io ho provato a dire, ah, veramente se mi date il 5 stelle con la piscina? Dai, adesso facciamoci una battuta, Sì, però ecco, dove c'è la traumatizziamo. possibilità, però uno deve trovare anche la sua strada, Certo. usare le competenze per dire io faccio il possibile, poi è possibile. Devo dire che sono da questo punto di vista molto allenati gli infettivologi, tutti gli altri medici meno, noi psichiatri, come dire, siamo abituati ai contagi psichici, ma non a quelli infettivologi, insomma. Però la paura ti rimane dentro. Certo. Allora c'è chi ha mandato la famiglia in montagna, se ha potuto, chi si è ricavato lo spazio in cantina, nello studio, entra, si cambia. Cercare di mettere in atto e reggersi un pochettino l'angoscia che hanno tutti, perché scusa, la paura del contagio e lo stigma ce l'hanno anche fuori, eh? La Certo. gente se l'effetto uno tossisce lo guardi come se fosse l'untore di turno, magari è un fumatore che ha la tosse perché ha un problema tipo cronico. L'effetto stigma, la paura dell'untore è qualcosa che si sta muovendo tanto. Assolutamente, ma che un Come po'. affrontarla? Come tutte le paure quasi fobiche. Sono irrazionali, sono in parte razionali, in parte razionali. Cioè, per chi lavora in un ambiente Covid non è una follia, è una paura. E io devo fare di tutto per mettermi in sicurezza. Devo cercare di stare attento a tutte le procedure per mettermi in sicurezza. Sull'esterno, dove tutto è invisibile, impercettibile, anche lì cerco di fare di tutto per mettermi in sicurezza e faccio del mio meglio, non c'è una ricetta, tipo, devo Certo. cercare di essere, tra virgolette, più
centrato possibile sulle procedure giuste. Cioè io mi devo dare sicurezza. Può essere una risposta per il, penso non solo agli operatori sanitari, ma penso anche al pubblico, cioè diciamo alla popolazione in generale. L'informazione può essere una risposta per ridurre questo senso di angoscia e di paura? Informazione corretta. Assolutamente. Bene, chiara, comprensibile a tutti, è un mezzo fantastico. Uno dei primi interventi, tra quelli anche, come dire, certificati, sono i cosiddetti interventi psicoeducativi, che sono proprio quelli che nella prima parte ti danno l'informazione corretta e poi ti fanno lavorare sul problem solving, cioè come faccio a affrontare questa cosa? Devo definire bene il problema e devo cercare delle soluzioni. Questa è la base, quindi l'informazione corretta. Che non sia sovrainformazione, anche qua un mese fa si parlava di infodemia, no? Cioè sì. Questa informazione, anche quella fa male, perché tu confonde. Certo. Poche fonti certe, chiare, fatte bene, che diano un'informazione corretta, che diano gli strumenti alle persone per muoversi bene. Quello che dovrebbe fare il servizio pubblico, in teoria. Sì. Quello che dovrebbe fare il servizio pubblico, i giornalisti dovrebbero farlo bene, insomma. Però no, non parliamo di questo, perché sennò scateniamo anche qua la rabbia. Ecco, questo è innesco per ulteriore basta. Noi quello che possiamo fare lo stiamo facendo, e lei soprattutto quello che fa lo fa molto bene, e quindi voglio chiederle l'ultima cosa, sulla una battuta sugli studenti, che è una categoria di popolazione generale molto ibrida, cioè sì, non è popolazione qualsiasi, cioè la tua ditta non ha chiuso, però tu sei a casa, c'è una vita tua parallela che continua, perché tu magari hai ancora le lezioni online, eccetera, eccetera, hai in prospettiva di fare gli esami, di laurearti, insomma, hai una parte della vita che continua su un binario, possiamo dire, pseudo normale, però tu, la tua, ti manca tutta quella parte di quotidianità, di vita normale. Come possono loro gestirsi? Cioè, come possono fare per affrontare questo momento e per affrontare le sfide che sono molteplici e che sono anche molto, come posso dire, difficili, perché si confrontano, come ci dicevamo prima, tantissimo, cioè paradossalmente sono molto più sovraesposti a delle informazioni, perché sanno tutto cosa fanno ciascuno nella casa, uno si è allenato, uno sta studiando la video lezione in tempo reale, però in realtà sono separati, quindi sono veramente una situazione molto particolare. Loro che strategie possono attuare? Le strategie da per fronteggiare l'incertezza, secondo me, cioè riuscire in una realtà che pone di fronte a tutta una serie di domande a recuperare nella loro quotidianità delle certezze. I tempi, il bioritmo, io vedo, ma lo vedo anche in casa, cioè chi riesce a tenere una regolarità che gli serve, okay, dove è saltato tutto, c'è chi invece proprio lascia andare, sbraga, questo va molto a attitudine personale. Ecco, più si riesce a tenere una ritmicità, anche il contatto con i compagni, che sia vocale, che non sia solo scritto, le chat, no? Stanno un po' perdendo, soprattutto i più giovani, questa possibilità di parlarsi. Ci sono scuole che questa cosa lo stanno cercando di attivare in tutti i modi, no? Comunque di tenere dei canali, al di là della lezione online, anche in università, tenere dei canali di discussione, dei gruppi, dei piccoli gruppi, perché vengano messi in contatto. E non c'è molto altro, perché finché non riusciamo a riattivare la vicinanza, non possono riattivare lo sport, non dice, vabbè ragazzi, fate quello che potete in casa. Se avete una casa in cui potete farlo, certo. Perché poi c'è anche questo aspetto, però il consiglio è veramente di tenere il più controllata possibile, o più normale possibile, la quotidianità. Per come si può fare adesso, il discorso prima delle risorse, no? Cioè io non ho una quotidianità fatta, che la mattina vado all'università, oppure se ci sono un studente in liceo vado nella mia scuola, faccio le lezioni il pomeriggio, ho lo sport, i compiti, il gruppo, e poi vado in piscina e poi vado in giro in bicicletta e poi mi vedo con gli amici. Certo. Devo cercare di farlo con un mezzo che può essere anche questo, come dire, tecnologico, online, ma dove posso parlare con gli altri.
dove posso incontrarmi, e poi tenere la vicinanza in casa. Si rischia di isolarsi ognuno nel suo mondo esterno virtuale e la famiglia non c'è più. Certo. Questo è un momento critico, secondo me, perché al di là della progettualità degli studenti, delle difficoltà che incontreranno, io sto seguendo dei laureandi che, insomma, se hanno raccolto i dati prima, riescono a produrre dei lavori, ma se tu non hai raccolto un numero sufficiente, devi un attimo anche vedere come magari ti laurea in luglio, cosa porterai a luglio, no? Quindi certo. Avere un piano B che comunque sia adeguato, di essere un po' creativi e efficaci. Ma le situazioni familiari sono un'altra area delicata, perché se c'hai, usciremo da questa situazione e vedremo come hanno reagito le famiglie. Le situazioni conflittuali si sono esasperate. Certo, perché vivi inevitabilmente tutto il giorno, tutti i giorni a contatto con la situazione che tu magari... Ecco, io ho visto, parlando di studenti di medicina, ma anche di infermieristica, parlo di quelli di medicina per cui ho avuto riscontri obiettivi, cioè alcuni che veramente hanno fatto, si sono dedicati a attività che non erano assolutamente necessarie, anzi erano dannose per loro, cioè volontari in ospedale, eccetera, per sfuggire, per come, insomma, io sono abituato a stare lontano da casa, a farmi i fatti miei, a essere in università 16 ore al giorno con i miei compagni, eccetera, torno a casa, devo stare con loro. No, piuttosto rischio, vado a fare cose assolutamente inutili in ospedale, però sono via, sono in un altro contesto. Certo. Quindi... Sono strategie di coping, cosiddetto, no? Di adattamento. Io posso adottare strategie positive, costruttive, per cui voglio stare lontano, mi metto a fare delle cose con un po' di testa, vado a fare il volontario, ma lo faccio in modo utile. Serve anche sentirsi utile, no? Cioè un modo buono in questo momento, quello della Croce Rossa piuttosto che altre, vuoi fare delle cose, non ce la fai stare in casa. Mettiti in mano a enti competenti per cui aiuti a portare, che ne so, la spesa o i farmaci. La spesa, i farmaci a casa di chi ha bisogno. Allora, è un modo per indirizzare i propri bisogni di star fuori in modo costruttivo e che è utile agli altri, che ancora una volta è uno di quegli aspetti che aiutano, no? I famosi fattori protettivi. No? Se io mi sento utile, se io muovo le mie risorse per il bene collettivo, questo meglio io. Poi, mi aiuto un po' a reggere lo stress, è un pochettino di protezione. Mi viene da sorridere perché tornerei al discorso che abbiamo fatto prima, che purtroppo però ci sono certe, diciamo così, personalità per cui fare una cosa per cui non hanno studiato, che sia al di sotto delle loro possibilità, cioè io potrei essere in ospedale a fare invece portare la spesa alla signora anziana, non è altrettanto figo, quindi non lo faccio, perciò lì però torniamo su un altro argomento. Lì torniamo sulle personalità, i temperamenti, cioè noi usciremo da questa esperienza bene o male secondo con che bagaglio siamo partiti. Per quello dico, poi noi dovremo raccogliere le macerie psicologiche, persone che sono partite con dei buoni livelli di resilienza, con una buona capacità di fronteggiare lo stress, usciranno rinforzate, usciranno con dei progetti nuovi, riusciranno molto più forti. Persone che, perché sono rigide, perché sono, come dire, io non, narcisisticamente non scendo a fare un lavoro da meno, usciranno più aperti, magari non lo riconosceranno, quindi poi ci vorrà più tempo perché venga fuori il disturbo, ma uscirà perché poi lo deve ristrutturare, lo deve rielaborare, non lo deve cronicizzare, magari somatizzeranno di più, sono quelli che non ti portano la depressione, ti portano tutti i sintomi somatici, no? Classico. E tutto dipende dalla struttura personologica con cui noi siamo entrati in questo esperienza. Non c'è una ricettina, magari qualcuno molto bravo gli ha fatto già quelle crociate per dire questo da lì, quest'altro da là, qualcuno si divertirà a farlo. Noi stiamo vedendo che in questo momento quelli che arrivano a chiedere aiuto sono le persone più fragili, ma stiamo anche vedendo, e questo che dico, dal mio punto di vista, sui pazienti nostri, quelli che per cui temevo di più, che in realtà stanno reggendo bene, no? Sì. Per cui è proprio la struttura interiore. Siamo anche in una società in questo momento, finché non riapre, che ha messo un pochettino a riposo chi soffriva della pressione sociale. Certo. Cioè, quelli che facevano fatica a stare nella socialità, ma adesso sta benissimo. Sta meglio.
potranno dopo riprendere, rimettersi in contatto. Come dire, un trattino autistico in questa fase aiuta Cioè, il terrore di dire il 3 di maggio, giusto per usare una data a caso, a stare tutti fuori. dovrò ricominciare. Cioè, sì, hanno segnato in rosso sul calendario il 3 con il bollone No, rosso. esatto, cioè, a me spaventa poi questa roba del 3 tutti fuori, perché tanto non sarà il 3 tutti fuori. Assolut, ecco, per la serie comunicazione chiara ed efficace, questo, vabbè, niente, ok. Anche perché ci sono delle persone che si aspettavano il 4 di aprile, la scadenza d'aprile, Sì, cioè no? questo progressivo portare là, secondo me, è devastante, cioè anche mancanza di comunicazione chiara. Purtroppo dire l'idea è una data molto in là e poi siamo flessibili, paradossalmente non so cosa ne pensate, ma si ritiene che spaventi ancora di più, cioè dire, dico a caso, sottolineo a caso, se avessimo detto ad aprile ci rivediamo a giugno, ci vediamo tra 2 mesi, a meno che succeda qualcosa e quindi se siamo bravi riusciamo ad anticipare, avrebbe spaventato tutto. Invece progressivamente spostare in avanti, spostare in alto l'asticella, hanno pensato che diciamo, fosse più Una accettabile. strategia, Io come da dire, uomo di sport, uno se mi dice devi sollevarne 10, poi quando arrivi a 10 oppure devi correre 5 km, poi quando arrivi al quarto chilometro 900 metri, no, guarda, devi arrivare a 7, no, guarda, devi arrivare a 8, lo fai una volta, lo fai due, alla terza dici basta, cioè, ma quindi. infatti lo fai una volta, lo fai due, è questo che i tempi vanno dati. Tu puoi ricalibrare, tu puoi dire do un termine, vediamo come va e poi ricalibriamo. Non puoi farlo in eterno. Certo. Per cui è molto meglio una comunicazione, se vuoi un po' arrischiare, dire no, adesso è così e mi prendo un margine. Il problema è che sai, non tutti reagiscono allo stesso modo, quindi poi sulle comunicazioni, io non sono un'esperta di comunicazione, ci vorrebbero quelli che sono capaci, sociologi, che scrive bene queste cose. Nelle prime fasi lo fai veramente calibrato. Dai anche la possibilità alla gente di adattarsi. Ti Certo. do un termine parzialmente accettabile, tu ti cimenti in quel tempo, vedi che tutto sommato ce la puoi fare, te lo posso allungare un po', non te lo posso allungare in eterno. E poi la cosa che sta un po' esasperando è che cominciano, come dire, input dall'estero di realtà diverse, allora magari uno comincia a confrontarsi e Ma dire loro perché sì, fanno. perché noi no, tutte queste cose qua, ma comincia quest'area in cui siamo meno isolati e in teoria siamo tutti sulla stessa barca e abbiamo esperienze diverse, abbiamo anche motivazioni diverse. Certo, ma se uno, basterebbe che qualcuno facesse. L'austriaco, per dire. Ah, è culturalmente diverso dall'italiano, è Certo. asburgico. Il giapponese, che per la collettività fa di tutto, non ha bisogno dei decreti, però ricordiamoci da dove venivano i samurai e i karakiri, beh, hanno un'etica interna completamente diversa. Noi siamo un pochettino più così, un po' più naif, Assolutamente. Beh, ricordiamoci, ma noi facciamo morire da ridere gli appelli alla responsabilità iniziale, cioè senza decreti, cioè ci affidiamo la responsabilità, io tutte le volte ridevo, come cioè, dicevo, vabbè. Oppure, però, secondo me anche un modo per uscire è, pensiamo, da questa cosa del confronto, è pensiamo all'inizio, cioè noi ci siamo completamente dimenticati dell'inizio. Quando noi dicevamo, guardate, noi, perché noi siamo chiusi e gli altri no? Ecco, adesso, non vorrei sempre citare lui, però il nostro amico Boris Johnson, ecco, basterebbe pensare a questo caso emblematico, ecco, poi ognuno fa le inferenze che vuole. Vorrei concludere con l'ultimissima domanda, se qualcuno sentisse bisogno di bisogno di aiuto o volesse rivolgersi a qualcuno, come fa ad avere aiuto e a chi si deve rivolgere? Allora, se parliamo di Lombardia, sia la regione, sul sito della regione ci sono dei numeri verdi, le ATS Milano, ATS Monza Brianza, comunque i centri, l'ASL, insomma, Sì. hanno tutti i numeri verdi attivati. Se uno va sull'ordine degli psicologi, hanno delle task force attivate. Quindi adesso la società di psichiatria dovrebbe attivare. Ad oggi non c'è ancora perché è circolata in questi giorni l'iniziativa del numero verde. Bisogna sempre fare riferimento a enti certificati, l'ordine dei Certo. medici, l'ordine degli psicologi, non l'ultimo che si inventa che non sappiamo chi è. Certo. Quindi io direi fate riferimento o agli operatori sanitari, al proprio ospedale, perché tutti gli ospedali si sono attivati,
alla popolazione l'ATS, che hanno creato dei numeri verdi, dei centri di ascolto specifici. Quindi molto semplicemente andiamo su internet e guardiamo sull'ATS, guardiamo localmente. Sull'ATS, sentire l'ordine dei medici, l'ordine dei psicologi della propria provincia, perché hanno attivato tutte delle risposte per la popolazione. Okay. Poi, mal che vada, uno chiede al proprio medico di base se sa, perché i medici sono stati informati. Certo. Quindi Il medico di non... base è sempre un buon riferimento. Assolutamente, la medicina del territorio che è un altro dei grandi temi di questa emergenza, che non tocchiamo adesso, ma ci sono altre puntate, chi vuole Comunque recuperarla. c'è la medicina del territorio, Assolutamente, è presente, è viva stata ed è la vera prima linea in questa emergenza. lavorando molto. Poi noi gli Assolutamente. ospedali, i centri ci sono, se uno vuole fare una telefonata, voglio dire, non è quello, però le ATS so che hanno messo in pista una serie di centri di ascolto che vanno usati, direi che vanno usati. Io, dottoressa, la voglio ringraziare tantissimo per essere stata con noi, per averci dedicato così tanto tempo e così tante competenze. Grazie mille e ci diamo Grazie magari Marco. appuntamento in un Dopo? secondo momento, esatto, qua, quando sarà tutto più tranquillo e così riconsidereremo e magari diamo altre strategie per affrontare la fase Vediamo un po' successiva. a che punto siamo arrivati. Esatto. Grazie mille, Va bene, dottoressa. grazie Grazie. a lei, arrivederci. Alla prossima.